Seconda giornata del 15° congresso di Radicali Italiani, siamo qui in compagnia di Rosa Criscuolo, che è la nostra finestra sulle questioni partenopee, sull'andamento politico, anzi il nostro termometro politico partenopeo. Quello che accade a Napoli ci dà sempre delle novità ed è importante, perché insomma Libre TV è dislocata su tutto il territorio e per quanto riguarda questa zona abbiamo questa stupenda nostra inviata corrispondente. La parola a Rosa sulle ultime informazioni riguardo, ci dirà lei. Allora, buonasera, e sono contenta che Liberi TV è di nuovo qui con noi radicali, perché ci mancava tantissimo, e spero che sarà presente anche ai prossimi comitati e quant'altro, perché comunque la vita politica dei radicali. Saluto Lipparini che sta qua di fronte. Lipparini, dai, mi fai la guest star qui dietro, dai, dopo. Ebbene, allora Giovanni, qual è la situazione campana in generale delle 5 province della Campania? Oramai io, diciamo, mi sono proprio, capito, messa con la testa e col pensiero, sono andata anche oltre Napoli e la provincia di Napoli, sto a Caserta, nel Ducato di Salerno, nel Ducato di Benevento e nel Ducato di Avellino, quelli sono 3 ducati, poi abbiamo le province, la provincia di Napoli, la provincia di Caserta e la città di Napoli, la cosiddetta città metropolitana. E quello, diciamo, ecco, guarda Lipparini che faccia che mi fa. La nostra città metropolitana, che consta di 3 milioni di abitanti, è allegramente amministrata dal nostro sindaco De Magistris con appena 170.000 voti, perché voi sapete che non vi è praticamente l'elezione automatica del sindaco della città di Napoli a anche sindaco della città metropolitana. E quindi la mia domanda è proprio questa qua, e mi fai anche la foto. Caro sindaco di Napoli, tu che vuoi votare no al referendum, come mai, se sei il sindaco antidemocratico attraverso l'elezione di secondo letto, come vogliamo dire, l'elezione indiretta, insomma, dei tuoi consiglieri e quindi del Consiglio metropolitano, vieni addirittura a criticare l'elezione indiretta del Senato? Non ho mai sentito una parolina del sindaco della Città del Sole contro quelli che sono i metodi elettorali antidemocratici della città metropolitana. Ma come mai? E questa è una domanda che io mi faccio. Però ricordi che con Liberi TV, perché noi anticipiamo sempre tutto, che io sono veramente una loro inviata, non sto scherzando, avevamo appunto detto che Gigino, perché noi a casa lo chiamiamo così, sarebbe stato rieletto, poiché a Napoli, chiaramente dopo 4 anni di politica, il centrodestra non è riuscito a portare una controproposta adeguata, ma così anche come il Partito Democratico. Quindi è stato gioco facile per Luigi De Magistris recitare per l'ennesima volta il ruolo del masaniello di turno e quindi portare con sé tutta l'allegra compagnia dei voti, delle partecipate, delle associazioni, di tutto il suo entourage fantastico che governa con la macchina amministrativa, e portarlo insomma a votare. Devi sapere, caro Giovanni, che il caro Luigi ha perso niente di meno che 80.000 voti rispetto alla prima elezione, e che non sono bruscolini, sono tanti. Quindi possiamo sicuramente dire che il voto con il quale è stato eletto non è un voto di protesta, ma è un voto dovuto alla amministrazione, insomma, di alcuni pezzi del comune di Napoli. Però questo qua è un segreto di Pulcinella che nessuno vuole dichiarare, ma io chiaramente lo dichiaro e non te lo nego. Per quanto riguarda la provincia di Napoli, quindi 92 comuni e quant'altro, ti dico che stanno cominciando a muoversi delle tempeste, soprattutto nell'area vesuviana, in merito ad accettamenti di appalti. Quindi preparati, mio caro, anche dalle mie zone non ci sarà il terremoto del Vesuvio, ma ci saranno altri tipi di terremoti.
perché dei conti non quadrano e ci sta una rivoluzione politica in provincia di Napoli, perché praticamente la nostra sinistra si sta spostando al centro. Tu sai, io lo abbiamo sempre detto, ce lo siamo sempre detto in qualche modo, e quanto è bello il nostro segretario. E praticamente tu sai che la Campania spesso anticipa quelli che sono dei fenomeni della politica nazionale, e già, questo già sta accadendo. La sinistra, la vecchia sinistra, si sta spostando mano a mano al centro. Sta nascendo una Democrazia Cristiana, sta nascendo tutto quello che vuoi tu. Sicuramente sta nascendo un grande centro, anche perché all'interno del Consiglio regionale praticamente nasce una federazione di centro con a capo De Luca, e probabilmente potrebbe nascere anche un nuovo soggetto politico diverso dal Partito Democratico, portato avanti dal maggiore capo politico, quindi a questo punto, della Campania, che è De Luca, che è l'unico che ha il fascino, no? Che ha il carisma di poter trainare, è una forza voto e una proposta politica. Quindi ti dico che questo è, diciamo, si intreccia anche con la temperie referendaria, per cui sappiamo che c'è una gran parte della Forza Italia locale campana che sta per il sì, che ha la memoria di aver contribuito ufficialmente come partito alla scrittura di questa riforma e anche della legge elettorale grazie al patto del Nazareno, e quindi voterà per il sì. Diciamo, si intrecciano queste cose. Guarda, in merito alla situazione referendaria, io posso sicuramente dire che ci sono molti bugiardi. Ci sono persone che dichiarano delle intenzioni di voto totalmente diverse da quelle che saranno messe in opera. Quindi facciamo questa azione di sbugiardamento, ok? Perché chiaramente la formazione di una nuova forza politica tende praticamente a far venire meno quelli che sono gli ideali, no, delle altre parti politiche. Tu mi dici, guarda, ho avuto anche problema a nominare questa parola, ideale, scusami se ho detto questa parolaccia, non volevo dirla, però chiaramente si stanno snaturando, diciamo, le posizioni, i vecchi legami, i vecchi accordi territoriali. Quindi tu mi dici, Forza Italia vota sì o vota no? Forza Italia, per quanto riguarda sicuramente una parte della dissidenza, cioè di quelli che si sono trovati fuori del partito che attualmente è gestito in maniera oligarchica attraverso la concentrazione del recupero soltanto di, che te devo dire, delle nomine, di incarichi, no? E della possibilità di poter mettere in lista alla politica il figlio e il fratello, quelli che sono fuori da questo concetto chiaramente non sono concordi con il no, ma seguono più un'azione regionale. Te l'ho detto, l'unico capo attualmente politico che noi abbiamo in Campania è Vincenzo De Luca, quindi è l'unico che ha la forza. Vicende processuali, e noi lo abbiamo difeso. Ricordiamo Vincenzo De Luca, che è uscito indenne dalle varie vicende processuali che lo trovavano accusato, se non sbaglio, di abuso d'ufficio, se non sbaglio, per delle questioni quando era amministratore, se non sbaglio, sindaco di Salerno. Ne è uscito indenne, per cui fu nella lista degli impresentabili. Insieme a me, che se tu ti ricordi, noi chiaramente da garantisti, perché noi abbiamo il sangue garantista, noi di Liberi TV e noi radicali, diciamo che chiaramente lo difendemmo. Ti ricordi, insomma, relativamente alla quella famosa legge, no? La Severino, la questione. Quindi erano gli imprese, la lista che aveva la lista nera
È una cosa tragica. Fu una cosa per poco. Mettevano anche me, perché avevo mangiato quelle famose scaloppine con quel signore, insomma, ma non mi hanno perdonato questa storia che io ho mangiato queste scaloppine, mi hanno traumatizzato. E quindi, ma non ce l'ho. Comunque, alla fine il destino è così. Sintetizziamo, il destino del sì o del no è nelle mani del nostro governatore, perché oramai col patto di Napoli Luigi De Magistris non ci convince più con il suo no, anche se manda le carrozzelle, i carrozzoni in giro, no? Con l'ho vista ieri, ho visto questo carrozzone tutto sporco che, nel quale urlavano no, ma tu sai, no, che la città di Napoli ha avuto più di 600 milioni di euro, non li so neanche dire quanti sono 600 milioni di euro, dal governo. E quindi io non ho più tanta convinzione che ci sarà questa posizione netta, come detto, tiepida. È una posizione più tiepida quella di Gigino. Quella ufficiale di Forza Italia, che infatti gli viene contestata dal versante del no, è un no che insomma un po' tiepido di Berlusconi. Anche quella del sindaco di Napoli è diventata tiepida. Regge soltanto il caro Ciriaco che ha... Reduce dal confronto con Renzi, che commentiamo, l'ha visto? Vogliamo fare un commentino? Allora, io... il Ducato... Il Ducato di Avellino è un ducato che devo dire dominato quindi dalla figura di Ciriaco di Mita, che ovviamente fa parte. La cosa più interessante, credo, non sia tanto il confronto, che secondo me è stato un buon confronto, sano. La prossima volta riesumano pure Andreotti, non lo so, non saprei, però ti devo dire, stavo guardando altro, veramente, non mi ricordo che stavo vedendo, stavo guardando qualcos'altro, e però da alcune battute mi rendo conto, insomma, che il vecchio mantiene ancora. Sì, allora, diciamo che adesso io mi rivelo, perché che il comitato per il no, che ha le sue punte di lancia in D'Alema, Zagrebeschi, De Mita, che vanno in televisione a sostenere, voglio dire, è chiaramente la componente anagrafica, è la cosa che salta più all'occhio. Insomma, pensare al futuro con dei simili portabandiera è un po' pesante. Sì, effettivamente non si sa se dureranno queste persone al futuro, però secondo me è importante, perché Renzi al referendum arriveranno, voteranno sicuramente, però sai qual è la cosa? Io non so se effettivamente queste persone hanno ancora un seguito, questa è la verità, perché l'unico no, secondo me, chi ha veramente un seguito è quello dei leghisti, cioè i leghisti hanno una forza voto, una convinzione dei loro ideali, che io non condivido, così forte, e sicuramente in uno spazio territoriale nel nord Italia sicuramente riscuoteranno un grande successo, così come i pentastellati, che è un no, mi consento, è un no senza ragione, è un no antigoverno, perché chiaramente gli conviene di ricevere in modo facile, no? Come la cosa ti piace vincere facile, questi qua praticamente gli viene consegnato un governo italiano nelle mani grazie ad un no al referendum. Io non ho capito se Renzi gli ha fatto, sembra quasi un assist. Se andrà così, potremmo dire che sarà il bis dopo quello che abbiamo visto a Roma, in cui il PD si è suicidato e ha consegnato Roma ai 5 Stelle. Se il PD, grazie a... perché insomma sembra che D'Alema sia un membro, un esponente del PD, e altri, un'altra serie, Bersani, Cuperlo era presente a Piazza del Popolo. Se il PD si suiciderà, anche in questo caso consegnerà, in questo caso, l'Italia ai 5 Stelle, presumibilmente. Potrebbe accadere questa cosa, sicuramente credo con la vittoria del no, perché, ripeto, io non riesco a parlare di un centrodestra con tutta, diciamo, la buona volontà che voglia avere il signor Silvio, insomma, ma lui dice no, ma poi fa votare sì,
e il patto è fatto bello e buono. Dennis Verdini è con Scelta Civica, l'ho salutato sabato scorso, stava con Zanetti, hanno fatto la riunione per il sì, però ti ripeto, è un sì abbastanza tiepido, come hai detto tu. Quindi il problema di Renzi è il sud, di come risponderà, ma non solo, il problema di Renzi è anche la forza Lega, perché non deve dire che soltanto il sud, deve anche ammettere che ci sono degli ideali ben radicati nel territorio, quindi da Bossi tramandati poi a Salvini eccetera, degli ideali contro cui noi siamo schierati apertamente, ma purtroppo ci sono, e che sicuramente è bellissimo il segretario, mi dispiace. ci sta anche un bellissimo Rocco Berardo che diciamo che si è contrariato, ci sta ringraziando, ci ringrazia. E quindi questa qua, diciamo, è la posizione. È un'Italia veramente spaccata. Io non ti saprei dire, però sicuramente la vittoria o la sconfitta è di un piccolo margine, secondo me. Non sarà... Diciamo, i sondaggi sono per pochi punti percentuali. Vedremo un po' come andrà a finire. Diciamo, chiudiamo con un... Visto che, insomma, ci siamo già dilungati verso i 16 minuti, facciamo un commentino... Ok, ti ridò subito il microfono, ricordati un commentino, insomma, sulla questione radicale. Tu sei qui appunto come iscritta e sei anche membro del comitato, se non sbaglio, e, insomma, un commento anche alla vicenda interna, mi sembra che ci voglia. Io credo che noi abbiamo uno spazio politico in questo momento da occupare. Abbiamo i temi che vengono affrontati anche dal governo nazionale, i temi di cui ha bisogno la politica italiana sono i temi dei radicali, quindi ora è il momento di entrare in campo e quindi è il momento di restare uniti. Questo è il messaggio, insomma, che io mi sento di dire dopo che ho sentito le varie relazioni di ieri. Quindi questa è la cosa, e mi ha fatto piacere che il segretario abbia anche accettato formalmente di partecipare alla marcia del 6 novembre, dicendo appunto quella frase che dice: noi abbiamo ancora qualcosa in comune, quindi con chi, insomma, fa parte del partito transnazionale eccetera, quindi fare delle iniziative in comune anche non sarebbe male. Quindi, se lo hai capito, caro Colacione, io sono per la posizione di mezzo. Mi piace mediare. Io credo che essere disuniti non ci porti da nessuna parte, anzi dobbiamo cavalcare veramente tutti quanti insieme e evitare i personalismi, questa è la verità. Ti volevo ricordare una cosa, che nel caso vincesse il no, come ti ricordi quando parlavamo del fatto di Cantone? Nel caso vincesse il no, è stato addirittura ipotizzato su alcuni giornali un governo tecnico proprio di Cantone. Quindi, diciamo, l'idea, questa qua anche dell'altra volta, ritorna, che avevamo poi anticipato a Liberi TV e che poi ripresero sull'Espresso e su altri giornali. Ti ricordi sta cosa? Sì, sì, sì. Beh, comunque Cantone sta assumendo effettivamente un ruolo molto importante, perché pare veramente che qua, anche dall'acquisto della panchina, ha una riforma di grandissimo spessore, o insomma grandi opere, okay, ci sta sempre di mezzo Cantone. Io penso che ormai necessiterà di un ministero, perché non basterà più qualche collaboratore, perché veramente è una mole. Mi sembra peraltro che, non dico che si è lamentato, che però insomma questo aspetto dell'enorme mole di cose che gli arrivano da controllare già sia stato diciamo preso in esame, ma dobbiamo anche dire che la persona effettivamente, secondo me, merita, perché ha dimostrato una certa un certo equilibrio tra il ruolo tecnico e vicino alla politica. Sì, io credo che sia naturalmente dotato politicamente, anche se sai che io sono contraria ai magistrati in politica, però sai che ti dico, non è un magistrato a delirio, sai che ti dico, c'è magistrato e magistrato, questa è la verità. C'è un magistrato, ci sono magistrati che assolvono funzioni politiche e non riescono a porre in essere azioni politiche
e invece cioè, sembra insomma che esercitano quasi l'obbligatorietà dell'azione penale quando lavorano nei comuni e nelle cose, cioè, hanno un poco questa cosa. Cantone assolutamente no, è completamente distante da questa cosa, e poi secondo me gli farebbe anche bene perché si è pronunciato per antiproibizionismo recentemente. Sì, e infatti si sono praticamente riunite le posizioni sia della Commissione Antimafia sia dell'ANAC, che è una cosa importante. Secondo me il fatto che lui rivesta un ruolo politico è importante, così va a neutralizzare anche la contrapposizione con con l'Associazione Nazionale dei Magistrati, con l'ANM, che sarebbe una cosa insomma importante, perché effettivamente l'ANM si sente un po', no, messa diciamo in ombra da questa figura che è molto ingombrante, eh? L'ANM ha un capo che insomma riguardo a equilibrio insomma è un po' carente a mio parere, quindi penso che rimarrà estremamente caratterizzata da certo non posizioni garantiste insomma. No, salutiamo Davigo da Radicali Italiani, ti vogliamo bene, però diciamo che l'idea, il fatto non è più così peregrina l'idea che Cantone finalmente approdi in politica, secondo me è una cosa che vogliamo un po' tutti.